auditisne magian, quiem temere accusatis, artem esse dis immortalibus acceptam, colendi eos ac venerandi pernaram, piam scilicet et divini scientem, iam inde a Zoroastre et oromaze auctoribus suis nobilem. Avete ascoltato dunque. La magia che voi sconsigliatamente accusate è arte gradita agli dei immortali, che gli dei sa bene onorare e venerare. Pietosa, voglio dire, ed esperta delle cose divine, nota già fin da Zoroastro e da Oromazo, suoi fondatori. Bene, che cos'è la medicina, cos'è la magia? Al tempo nostro lo sappiamo bene, siamo in grado di dirimere una ormai inutile contesa. Cosa fosse all'epoca dei romani, quindi degli antichi, la magia rispetto alla medicina, è materia da discutere insieme nel simposio, dove non si berranno aconita, ma verremo verba, verremo parole, per cercare di capire dove vada a parare all'epoca dei romani questa materia. Infatti ne parliamo bene con il professor Luigi Miraglia, che è docente di italiano e latino nei licei. Ne parliamo con Manuela Andreoni Fontecedro, che insegna grammatica latina alla terza università di Roma. Ne parliamo con il dottor Luciano Steppellone, che è cultore della materia, medico, collaboratore del Corriere della Sera, autore di 80 libri di storia della medicina e di divulgazione medica, quindi la sai lunga, come si dice, su questa materia qua. E poi ne parliamo con la Monica La Saponara, che naviga per noi in interrete e presto ci darà lumi sul suo bighellonare nel mare del suo calcolatore. Ne parliamo con l'architetto Rossi, Giancarlo Rossi, amatore di cose antiche e fine lettore di belle pagine latine, con Cristiana Lauro, che già si è illustrata. E ne parliamo con il nostro Piccirillo, che è pronto con sta studiando quelle poche righe che dovrà renderci in un corretto italiano. E infine chiediamo ausilio a Serena perché ci informi sulla parola di oggi, che è magus. Quid actum sit in cielo ante diem tertium idus octobris anno novo, inizio securi felicissimi, volo memorie tradere, nil nec offense nec grazie dabitur, ec ita vera si quis quesiverit, unde sciam primum si noluero non respondeno. Quis quactur sest, ego scio me liberum factum, ex quo sum diem obit ille, qui verum proverbium fecerat, aut regem aut fatum nasci oportere. Si libuerit respondere, dicam quod mi in buccam venerit. Claudius animam agere cepit, nec invenire exitum poterat. Tum Mercurius, qui semper ingenio eius delectatus esset, unam etribus parcis seducit et ait. Qui, femina crudelissima, hominum in miserum torqueri pateris, nec unquam tam diu cruciatus cesset annus sexagesimus et quartus est, ex quo cum anima luctatur. Quid uic et rei publice invides, patere matematicos, aliquandum verum licere,
quid illum ex quo princeps factus est omnibus annis, et tamen non est mirum si errant, et oram eius nemo novit, nemo enimunquam illum natum putavit. Fac quod facendum est. Dede neci, melior vacua, sine regnet in aula. Ego, Mercules, pusillum temporis adicere illi volebam, dum os pauculos qui supersunt civitate donarest. Constituerat enim omnes grecos, gallos, hispanos, britannos, togatos videre. Sed quonia place talicos peregrinos, in semen relinqui et tuita iubes fieri fiat. Aperit tum capsulam et tres fusos profert. Unus erat Augurini, alter Babe, tertius Claudi. Os tres, uno anno, ec sigui intervallis temporum divisus mori iubebo. Nec illum incomitatum dimittam, non oporte teni meum, qui modo se tot milia iominum sequentia videva, tot precedentia, tot circonfusa, subito solum destitui. Contentus erit is interim convictoribus. Ec ait et turpi, convolvens stamina fuso, abrupit stolide regalia tempora vite. Et ille quidem animam ebullit, et ex eo desit vivere videri, expiravit. Autem dum comedo saudit, ut scias me non sine causa illos timere. Ultima vox, eius ec inter homines audita est, cum maiorem sonitum emisisset illa parte, qua facilius loquebato. Con cacavi me. Il mio compito questa volta è un po' ridotto, nel senso che la parola magus, magi, nome maschile della seconda declinazione, ha pochi significati, che sono appunto quelli di mago, sacerdote persiano, oppure incantatore. Ego tui memini, medere mei spedibus, terra pestem teneto, salus hic maneto in mei spedibus. Ah, dovevi stendere i piedi alla mia. Certo. Questa è un'interpretazione un po' claudesca. Ma... Traduciamo, allora. Allora, traduciamo. Traduciamo, e penso a te. E io penso a te, qui memini è nel senso di pensare, cura i miei piedi, la terra si tenga questa malattia, la salute qui se ne stia, resti qui nei miei piedi. È tutto qui? Nel Dere Rustica, Varrone ricorda, prima di tutto bisogna ricordare che Varrone scrive questo Dere Rustica a 80 anni. E dice, prima di andarmene via dalla vita, io raccoglierò, ecco, tutte le informazioni utili per Dere Rustica, per coltivare i campi, eccetera. E con l'agricoltura ci sono tanti altri argomenti connessi. Vediamo un po' che cosa può dirci la nostra la Monica La Saponara di Terenzio Varrone, se non sbaglio, reatino. Sì, esatto. Cosa dice? Marco Terenzio Varrone reatino. Nacque a Rieti nel 116 a.C., studiò a Roma e completò la sua preparazione culturale ad Atene. Varrone intraprese il cursus honorum e fu anche legatus di Pompeo in Spagna. Nella sua lunga vita fu scrittore studioso estremamente prolifico, cui anche Cicerone rese riconoscimento proprio della sua opera. Infatti le fonti ricordano più di 70 opere per un totale di oltre 600 libri.
Nel 43 a.C. Varrone risultò inserito nelle liste di proscrizione di Ottaviano ed Antonio. Riuscì però a salvarsi con l'aiuto di un amico e morì poi nel 27 a.C. Ma Varrone, ecco, questo che è interessante, che mette altre notizie che non sono attinenti solo all'agricoltura, ma bisogna pensare che nel mondo romano, nel piccolo campo di Catone, nel grande campo di Varrone, c'è la villa è il luogo dove stanno tutti, i contadini, gli schiavi, eccetera, e il pater familias, e il padrone, all'epoca di Varrone andrà anche il padrone in visita. Quindi è una comunità in cui c'è tutto, è autonoma, è una piccola polis, è un piccolo stato. Bene, ci sono anche persone che si ammalano. Arriviamo al nostro punto. Qui uno dei personaggi che intervengono nel De Re Rustica ricorda che questa era la ricetta che due medici, padre e figlio, Saserna, davano per la cura per la podagra. Che cosa doveva fare il malato? La cosa curiosa è che il malato pensa al medico o al mago. In realtà è il mago, perché basta che lo pensi. Io penso a te, in questo senso. Ah, ecco perché dice, ego tu i medici. Ecco, io ce l'ho presente alla mia mente. Io penso a te, e penso a te. Già io ti ho presente alla mia mente, questo vuol dire, no? Allora, adesso, tu cura i miei piedi. La terra, ecco, i piedi, ecco, toccano per terra. Poggiava, la terra quando non recita. Si porti via la malattia. E invece la salute stia qui nei miei piedi. Il testo continua e dice che questo, diciamo, ritornello lo doveva dire il malato a digiuno e poi doveva ripeterlo. Questa fissazione dei medici che tutte le volte devi fare una cosa a digiuno. In maniera triste. E poi doveva anche, ecco la magia, doveva ripeterlo 27 volte e sputare per terra. Sui piedi? No. Sui piedi speriamo di no. Podagra, secondo me, significa proprio da... Sì. Pus podos, piede in greco, ager significa essere malato. Eger. Sarebbe la egrotus, dice col dittongo. Egrotus, malato. Sì, è la gotta, quella la che vecchia cara gotta. Ecco, i piedi, perché in genere la gotta è caratterizzata dalla presenza di depositi di acido urico e prevalentemente ai piedi, in particolare sotto l'alluce. Quindi questi depositi di cristallini danno luogo poi a delle infiammazioni, per cui è classico vedere nelle vecchie stampe questi grossi e grassi pazienti, perché era la malattia dei ricchi, in quanto dato che è favorita dalla carne, allora erano i ricchi, diciamo, che potevano permettersi di avere la podagra. Noi oggi, a proposito di magie, non abbiamo che un repertorio scarno per quello che riguarda la scienza e affollatissimo per quello che riguarda le ciarlatanerie. Cominciamo però rifugiandoci in qualcosa che di ciarlatano ha soltanto l'aspetto picaresco e il fascino della grande musica di un signore che si chiama Gaetano Donizetti. Compratela per odio della tua.
La parola italiana elisir qui è tradotta con potio potionis o anche medicata. Ha ragione Serena a ricordarci la parola latina di potio potionis. In realtà era l'elisir d'amore di Donizetti. Dulcamara, non v'è chi non sappia, era colui che vende elisir. Ora, elisir dall'arabo dovrebbe significa la pietra filosofale, quella che serve a trasformare i metalli vili in oro, al-ikzir. Poi è diventato elisir come pozione per la salute, ma in questo caso Dulcamara vende filtri d'amore. Mm-hmm. Pocula amatoria. Ecco, in latino pocula amatoria. Noi abbiamo alcune testimonianze abbastanza importanti per la letteratura latina e per la storia romana di pocula amatoria, per esempio quella famosissima di Lucrezio, che si dice che poculo amatorio in furorem versus est, che impazzì per un filtro d'amore. Probabilmente è una spiegazione a posteriori di alcune espressioni molto forti che Lucrezio ha contro l'amore e contro l'irretimento del maschio. La perdita della ragione. Sì, insomma, il furor, in furorem versus. E poi un altro personaggio che si è famosissimo per la sua pazzia, Caligola, quello che fece il senatore secondo la leggenda, il suo cavallo, sì, e tante altre cosettine di questo genere, non certamente proprio da persona compos sui, cioè padrone di se stesso, e Caligola attesta Svetonio che probabilmente impazzì per una pozio amatoria, per un filtro d'amore che gli aveva dato la moglie e che poi invece si era trasformato in un filtro di pazzia. Torniamo invece alle medicine per curare. Catone, Cad luxum ut ex cantes, è un gioco di parole magico, intraducibile. Perché? Sì, io non so se qui possono mandare il testo. Il testo, perché il testo è bello, perché che si vede, sì, è non solo la lingua arcaica, ma c'è anche lingua incomprensibile. In fondo la lingua incomprensibile è magia. Di cosa si tratta? Si tratta di un luxum ut ex cantes, sempre in un'opera di agricoltura. Ecco, quello che dicevo prima per Varrone, tanto più vale per Catone. Il pater familias dovrà curare quelli che sono malati, in Eccolo questo qua. Caso è la lussazione. La lussazione, la quindi lussazione. Fatto ortopedico. E, ecco, come lo viene curata questa lussazione? Deve essere l'osso, no, dell'anca, il femore che è uscito. Qui quello che noi vediamo c'è questo, luxum si quod est ac canzone sanum fiet. Allora, se c'è qualcuno che ha avuto la lussazione, ci vuole questa specie di canto, questo incantesimo deve essere fatto. Però prima viene presa una... Prendi una rondine. È una canna. Arundo. Quella è irundo. Irundo. Questa è una canna, verde. Perché non è irudo, non è irudo. Che cos'è? La sanguisuga. La sanguisuga. Dunque. Prende questa canna verde, probabilmente anche questo vuol dire un fatto di magia, se dobbiamo interpretarlo come magia, nel senso che è qualcosa di vivo. Questa canna verde, che è lunga 4-5 piedi, cioè dovrebbe essere un metro. Beh sì, effettivamente la rondine è lunga 4-5 piedi, diventa un'aquila a tutti gli effetti e non poteva essere. E poi, ecco, cominciamo poi con le difficoltà dell'interpretazione, deve essere tagliata in mezzo. Tagliata in mezzo comincia il problema, è tagliata in mezzo per in questo o invece per tutta la sua lunghezza. Ebbene, poi due uomini la tengano sull'anca, e qui altra interpretazione, la tengono sulla loro anca o sull'anca del malato. Perché è importante cercare di capire, perché se la tengono loro è magia, se invece sull'anca del malato forse c'è un'operazione e poi c'è una riduzione, sì, come una stecca di mobilizzazione, insomma. Ecco. E però contemporaneamente bisogna cantare così, in mezzo in alio esse... E anche cantare. Cantare, incipe cantare. In alio SF vuol dire che il copista, noi dobbiamo mai dimenticare che tutto questo ce l'abbiamo attraverso copie di copie attraverso i secoli. Un copista si rende conto che in un altro codice questo ritornello era scritto in un'altra maniera e dice in un altro codice... Così è tramandato sic fertur ed ha delle varianti di questa già frase incomprensibile.
Questo canto, allora, io devo dire che molti filologi si sono interessati alle interpretazioni di queste parole, motas, veita, daries, dardaries, astataries, dissunapiter, eccetera. Dove a malapena forse riusciamo a capire che motas, forse una le parti che si sono mosse, qualcuno in dissunapiter hanno interpretato. Dissunapiter. Vai a capire. Qualcuno ha interpretato Giove, eccetera. Comunque, continua ancora, ferrum insuperiactato. Ecco, questo è il punto. È il ferro, cioè un coltello, un'accetta con cui deve tagliare la canna per o la magia o per metterla sull'anca, oppure è la ferula. Ecco, adesso ti puoi aiutare. Bastone. No, la ferula dovrebbe essere la gabbia in cui veniva messo, io ricordo di aver tradotto Galeno tanto tempo fa. Una specie di ingessatura anche lì, sì. Ecco. E allora, questo è il punto, adesso senza continuare tutti i problemi filologici, è un'operazione... È un esempio questo, riportato da Catone, Luxum ut ex cantes, di un gioco di parole al tempo stesso magico e tendevano anche a tenere nascoste, diciamo, segrete alcune pratiche. Quindi tu pensi che la non comprensione è un fatto proprio magico? Però io ho pensato, può essere magico, ma può essere anche un criptolinguaggio, diciamo, per mantenere... Tu dai una linea a noi filologi per cercare di capire, cioè sì, questo criptolinguaggio sotto le parole che così come sono, non sono in effetti quelle delle sotto medicine. Il velame dei versi strani, dice Dante. Ecco. Noi invece sulla magia abbiamo scherzato, la nostra cultura moderna si è permessa il lusso di, ovviamente, distruggere e espugnare qualsiasi credulità, ma... E si è anche concesso il lusso di poterci scherzare su. Faccia il suo comodo, faccia conto di essere in casa sua. Ma sono in casa mia. No, un momento, adesso ce l'ho in affitto io e ci convivo da diversi mesi col mio babbo. Da 9 mesi? Oh, tanto quanto mi dovete per l'affitto. Ma questa volta sono venuto io invece del mio amministratore. Ma perché ha voluto incomodarmi? Perché mi dovete pagare? Posso? Com'è? Io sono a carico del mio babbo. Alla sua età? Sono minore. Se lei è minore, suo padre che cosa sarà allora? Maggiore? Com'è? Maggiore di perseguire a riposo? Sentito! L'ho sentito! E dammi il tempo, no? Porco d'una mitraglia! Avanti! Cos'è che vuoi, piccolo discolo? Babbo, c'è questa specie di signore. Ma lei? Come sarebbe? Il padrone di casa. Ah, io odio i padroni di casa. Anche io, ma vuol parlare con te, dice che c'è un equivoco. Bene, me lo cucino io. Sì, poi vi lascio soli, eh? Vai. Scusa. Vai, fanciullo, vai. Maggiore, lei mi deve 9 mesi di pigione e l'affitto di questa casa. Ma lei c'ha le pigne. Io? Semmai mia figlia glieli deve dare. Io sono a carico di mia figlia. Ma come suo figlio è a carico suo e lei è a carico di sua figlia? E non ci faccia caso. Ci carichiamo e ci scarichiamo a vicenda. Papi! La mia piccola Lola! Disturbo? Affatto, figliola. Ma chi è questo bel signore? Oh, troppo buona, signorina. Prego, signora, sa? Tenga. Ma che labbra calde. Lo sa che ho sentito una specie di brivido blu? Oh, signora, io sono il padrone di casa. Ma no. Sì. Lei è il padrone di casa? Così giovane. E poi va in giro in borghese. Babbo. Bimba. Ma tu non dovevi andare a fare quella cosuccia? Sì, sì, figliola. Vado anche perché il signore vuole restare al rapporto con te, eh? Oh, io ci sto. Sì. Mi raccomando, figliola, ricordati che l'onore della nostra famiglia è nelle tue mani. Sì, papà. Ricorda che sei figlio di cotanto padre. Sì, papà. Ricorda la battaglia di Portavia. Ricorda le 5 giornate, ricorda la Marmora. Papà. Attenti! Riposo! Attenti! Mi do un po' di cipria, sì. L'ho sporcata. No, 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 signore, è un piacere, è un piacere. Scusi. Signora, veniamo al dunque. Io ho bisogno dei soldi. Piazzera! È un flagrante adulterio, vedrai. Sì, lo Santuzzo, mio marito. Sì. E tu, donna fedegafa, cornuto la magia. Bada, Santuzzo, schiavo non sono di questa vana tua gelosia. Non cantare. Scansati. No. Te scanso. Oddio. Hai dopo io. No, no. O sangue suo mai a vivere. No. E tu, cosa fedosa, buttate te tattore in cap... Buttate te...
Portate il dottore in casa mia! Ma che cosa ha detto? Che cosa? Portasse il disolore in casa mia? No, no, io non l'ho neanche toccato! No! Ti tocco! Sì, diciamo la verità, mi tocco! Ah, toccato! Non la toccai! Stai a ammazzare! No, no! Spogliati! No! Nudo te voglio ammazzare! Ti lasci ammazzare! No! Te voglio ammazzare! No! Ah, le soffesse si lavano col sangue! No, col sangue, no! E come la vuoi lavare? Col sapone! Bobbia! No, 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 io vi regalo i 9 mesi di prigione che mi dovete! 9 mesi, valgo così poco io! Santuzzo! Ammazzalo. Hai sentito? Vai a ammazzare. No, no, no. Un anno? E a poco? Ammazzalo. 2 anni? E a poco? Ammazzalo. 3 anni? Passa. Che dici? Un triennio? Sì, sta bene. Sì. E allora te la spalmi? Se ne vada. Sì. Ma vattene sopra. Se ne vada. Che non ci mettere più bene in casa mia. Se ne vada. Signore. Vattene. Io ce l'ho da averla con la mia. Vattene. 3 anni, non ci faccio più. Vattene. E anche questa è fatta. Nuper erat medicus, nunc est Vespillo diaulus. Quod Vespillo facit, fecerat et medicus. Poco fa diaulo faceva il medico, ora fa il becchino. Quel che fa da becchino l'aveva fatto anche da medico. Queste sono parole di Marziale, il quale buon ultimo si accoda tra coloro, nella folta schiera di coloro che hanno una certa disistima scettica, ironica, quando non proprio sarcastica, nei confronti dei medici. Basti citare la favolistica metafora di Fedro, il lupo e la gru, oppure l'atteggiamento di Catone. Sì, e Fedro anche la famosa favola del sutor che si era trasformato in medico. Il calzolaio che si trasforma in medico. Ecco, qui ci troviamo nel Tempio di Venere, di Pompei, così ricco di ex voto. Certo, però forse, visto che tira un po' di vento oggi a Pompei... Farmacia, meglio. Andiamo in farmacia, sì, che possiamo parlare tranquillamente. Eccoci finalmente in questa bella farmacia. Sì, il Farmacopolium. Farmacopolium, sì. Ma com'erano queste benedette ex voto? Ex voto. Ma come erano quelle degli Etruschi o quelle dei Greci, erano... E di solito sono parti del corpo umano, per esempio mani, braccia, piedi, mammelle, organi genitali. Ecco, l'importante è questo, che di solito questi ex voto venivano offerti non soltanto per propiziare, diciamo, anzi per ringraziare di una guarigione avvenuta, ma proprio per propiziare una guarigione, comunque la risoluzione di un problema medico. Per esempio l'utero era spesso molto offerto proprio per questioni di fertilità. Ecco, però va notato una cosa, che questi ex voto erano di solito abbastanza dozzinali, tanto che fuori dai templi esistevano delle bancarelle dove vendevano questi ex voto. Mentre poi magari i più ricchi potevano fare anche degli ex voto più raffinati o addirittura di metalli preziosi. Interessante anche da un punto di vista di storia della medicina, perché è stato possibile spesso a volte accertare l'esistenza di malattie già parecchi secoli prima. Questo è molto interessante. D'altra parte non solo si ringraziavano gli dèi per grazia ricevuta. Si cercava anche di perpetrare la guarigione. Certo, qualche volta invece di far ammalare il nemico. Sì, ma gli ex voto più che altro dei tempi che noi troviamo erano tempi dedicati alla salute, per cui questa pratica, diciamo, era molto meno attuata. Sì, no, pensavo alle tabelle de fictionis, che erano delle maledizioni che si scrivevano su delle tabelle di piombo contro un avversario in amore, contro una donna renitente alle profferte d'amore, contro un gladiatore perché non riuscisse a combattere. E quindi le maledizioni affidate alle lamine di piombo delle tabelle de fictionis erano farmaci in qualche maniera. Sì, farmaci in senso negativo, tanto è vero che il nome di pharmakon vuol dire in greco sia medicamento in senso favorevole, come noi lo intendiamo oggi, sia in senso negativo come tossico, veleno. Come veleno. Ecco, quindi già c'era stata l'intuizione che un farmaco preso nelle giuste dosi può risultare vantaggioso per la salute, mentre preso in dosaggi non adeguati poi invece può risultare una forma velenosa. D'altra parte vi fossero, credo, i medici salernitani che dicevano dosis facit venenum. Che è una cosa fondamentale. D'altra parte, allora, queste maledizioni, chiamiamole pure farmacon, però è un farmacon virtuale, come noi qui adesso in questo ambiente. Dal tempo di Asclepio fino al tempo
di Ippocrate la medicina rimase cosa segreta, ma Plinio, Naturalis Historia 29.1, ci dice: Tunqueam medicinam revocavit in lucem Ippocrates, genitus in insula coo, in primis clara ac valida et esculapio dicata. Sentiamo come suona in italiano. Vai Piccirillo. Allora riportò alla luce la medicina Ippocrate, nato nell'isola di Cos, straordinariamente famosa e potente e dedicata ad Esculapio. Egli, poiché v'era l'abitudine che quelli che erano stati liberati dalle malattie scrivessero nel tempio di quel dio che cosa li avesse aiutati, perché in seguito simili cure potessero giovare ad altri, si dice che copiò quelle indicazioni e, come Varrone ci tramanda, dopo che il tempio si incendiò, istituì questo tipo di medicina che si chiama clinica.